Parlando di tradizioni, anche Civitella ha la sua storia. Infatti il Sarapino nasce già negli anni 50. Siamo con Marco, il presidente del comitato organizzatore. Ciao Marco. Buonasera. Buonasera. Senti, mi racconti un po' la storia di questa manifestazione? Allora, questa manifestazione nasce negli anni 50 e segna un po' la rinascita del paese rispetto ai fatti dell'eccidio che erano avvenuti nel 44. E da lì hanno iniziato a creare questa piccola manifestazione senza una suddivisione del paese in rioni, senza niente praticamente, così come veniva. Era una giornata, ognuno montava sul cassone dell'ape con un legno, tirava un burattino fatto artigianalmente, come al Saracino d'Arezzo, ma con un mezzo a motore. Nel 2012 noi, più giovani, diciamo, della Proloco di Civitella, siamo andati a ricercare le vecchie foto che abbiamo tutti noi in casa, quelle 10 foto che ormai vediamo da sempre noi nelle nostre case, e abbiamo ricreato questo evento, ovviamente in maniera sempre goliardica, ma molto più seria. Quindi abbiamo suddiviso il paese in 4 rioni, che sono il rione di San Francesco, il rione di Porta Senese, la Torre e Porta Retina. Da lì poi pian piano siamo cresciuti, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto artigianalmente, quindi il burattino, le lance, il premio che è una lancia d'oro, è fatta dagli artigiani del nostro paese. C'è stato proprio uno studio. Sì, tutto quello che riguarda il Sarapino è fatto artigianalmente da noi. Senti Marco, ma dove si svolge questa Allora, manifestazione? si svolge nella piazza del paese, la seconda domenica di giugno. Si spalma in 3 giorni. Il venerdì sera c'è la cena propiziatoria, che noi, a differenza di altre manifestazioni, i rioni la fanno tutti insieme. Quindi tutti insieme in piazza, ovviamente sfottò, spettacoli, perché ogni rione fa uno spettacolo. E quindi è una cosa abbastanza bella, con 500-600 persone nella piazza, quindi dura tutta la notte. Il sabato invece ci sono altre manifestazioni che animano il paese, altri spettacoli, e la domenica è la manifestazione vera e propria. Parte la mattina con la messa dei rioni e prosegue nel pomeriggio con l'investitura dei cavalieri. Sempre nel pomeriggio, verso le 6, il corteo storico scende dal castello di Civitella e arriva nella piazza, dove si svolge la manifestazione. I rioni sono 4 e ogni rione ha sempre la stessa ape. Ci sono 3 carriere per rione. Ovviamente chi colpisce il maggior punteggio vince la lancia d'oro. C'è la possibilità di un raddoppio del punteggio: se si spezza la lancia, il punteggio vale doppio, ma viene ripagata dal rione che la spezza. Una curiosità, chi è che ha vinto di più Allora, edizioni finora? da quando abbiamo riniziato nel 2012, il rione di San Francesco, che ha vinto 4 edizioni. Poi segue il rione di Porta Letina, che ne ha vinte 3, e il rione della Torre con 1 e Porta Senese con 0. Affiancato al premio della Lancia d'Oro, ovviamente, che è quello più importante, c'è anche un altro premio, il premio Masgalano, che praticamente giudica il comportamento dei rioni nei 3 giorni della festa. Quindi per eleganza, per la conduzione e la bellezza degli spettacoli che hanno creato, per come sono abbelliti i giostratori, oppure nel corteo magari accessori aggiuntivi tipo lance, tipo bandiere, eccetera. E ogni anno viene dato anche questo premio, che è di minore importanza, però i rioni ci tengono. Vincerlo è sempre meglio che non vincerlo, insomma. Certo. Marco, ti ringrazio per le tue informazioni, devo dire veramente una manifestazione ben curata, e sicuramente la seconda domenica di giugno verrò a vedere di persona questa Ti manifestazione. aspettiamo. Grazie Marco. Noi intanto continuiamo a scoprire le bellezze di Civitella.
Ci siamo spostati nella campagna intorno a Civitella per venire a scoprire una delle eccellenze vitivinicole di questa parte di Valdichiana. Andiamo! Siamo arrivati all'interno della cantina e qua incontriamo Simone. Ciao Simone. Ciao Edoardo. Allora, parlaci di questa bellissima realtà. San Ferdinando è un progetto di valorizzazione di vitigni autoctoni che sono stati ripresi dalla tradizione e riallevati in questa fattoria in chiave moderna. È anche un progetto di riconversione e ristrutturazione di un vecchio borgo presente sin dal dopoguerra, che è stato appunto ricostruito e dove attualmente è presente una struttura, una sorta di relè di alto livello con 8 camere e 2 suite. San Ferdinando consta di 60 ettari, di cui 10 vitati, oltre alla parte hospitality di cui abbiamo parlato e alcune piante di oliveto. Noi coltiviamo solo vitigni del territorio e della tradizione, che sono il Vermentino, l'unica nostra varietà a bacca bianca, il Sangiovese, che è probabilmente la varietà più conosciuta anche per le tante denominazioni importantissime che si portano dietro il nome Sangiovese, ma soprattutto le peculiarità del nostro territorio, della nostra storia, della nostra tradizione sono il ciliegiolo e il pugnitello, due varietà che noi abbiamo riscoperto e che tradizionalmente erano state abbandonate per varie motivazioni. Cosa vuol dire riscoprire una varietà di uva? In cosa consiste? Cioè, è un qualcosa che veniva bevuto in passato? Hai detto benissimo, è qualcosa che veniva bevuto e utilizzato in passato. In particolar modo, forse le due varietà che più ci caratterizzano sono appunto il ciliegiolo e il pugnitello. Entro brevemente nel merito. Il ciliegiolo veniva utilizzato storicamente nel Chianti come uvaggio, perché comunque il ciliegiolo apporta tanta frutta, un vino fresco, acido, sapido, un vino quasi da merenda, da pane prosciutto, da aperitivo. Per quanto riguarda il pugnitello, il discorso è ancora più complesso, perché la varietà era stata completamente abbandonata ed attualmente esistono pochissime aziende e solo in Toscana che producono pugnitello. Era una varietà con un fogliame molto fitto, agronomicamente molto difficile da coltivare e soprattutto che produceva pochissimo. Quindi, come detto poco anzi, nella riconversione della viticoltura alla modernità era stato abbandonato. Sarei un bugiardo se dicessi che non mi hai fatto venire voglia di assaggiarne uno, quindi quale ci fai assaggiare? Ma Edoardo, come ben sai, noi produciamo 7 etichette, quindi io te li farei assaggiare tutti volentieri. Dovendone scegliere uno, ti direi ciliegiolo. Per lo stile, perché è probabilmente il vino che abbiamo decantato finora di più, perché è la varietà che sicuramente più ci rappresenta, visto che siamo di pomeriggio, magari rappresenta anche un tipo di bevuta non troppo impegnativa, visto che non è un vino di particolare struttura, è un vino che non fa passaggio in legno, se sei d'accordo. Perfetto. E allora, Edoardo, non ci resta che assaggiare. Assaggiamo. Cin cin. Però è davvero buono, cioè si sente veramente, non so, io sono un po' profano, però la frutta, si sente la dolcezza della frutta rossa, giusto? Giustissimo. Le due caratteristiche principali del ciliegiolo sono tantissima frutta rossa, la ciliegia e la speziatura, oltre che una grande freschezza, una grande facilità di beva e anche comunque una grande sapidità, mineralità. Bene, e ora che lo sai, il ciliegiolo ti aspetta in Valdichiana.